molto fortemente. Grazie. Grazie, consigliere Barucco. Presidente Pizzo ha chiesto di intervenire, facoltà. Sì, grazie Presidente. Allora, è innegabile che questa legge, che mette un po' tutti d'accordo dal punto di vista del ringraziamento ai volontari della Protezione Civile in Lombardia, abbia creato più di qualche perplessità nel corso del suo iter, perché ha evidenziato la necessità di chiarire ruoli e responsabilità in un settore nel quale in questi ultimi anni è andato accumulandosi un po' una modalità di gestione sul campo che aveva oggettivamente bisogno di una cornice all'interno della quale essere inserita. D'altronde lo sappiamo, la Protezione Civile in Italia nasce sulla scorta dell'esperienza. Ricordiamo tutti come fu nel 76 con il terremoto in Friuli che il già citato dal consigliere Cenci Zamberletti diede vita a una Protezione Civile che poi è stata istituzionalizzata. Ebbene, questa legge regionale, voglio ribadirlo in maniera chiara, è all'interno di un quadro dove esiste una legge nazionale ed esistono anche delle disposizioni costituzionali che chiariscono il ruolo delle istituzioni da un lato e il ruolo del volontariato dall'altro. È fondamentale ribadirlo, perché altrimenti creiamo confusione. E l'equilibrio e il rispetto delle funzioni e delle competenze sono elemento fondamentale perché la Protezione Civile possa svolgere al meglio il suo lavoro sul territorio. Allora, coordinamento operativo, come si dice all'interno di questo testo, è una cosa, responsabilità e atti istituzionali che possono attivare la Protezione Civile sono un'altra cosa. Mi pareva importante ribadirlo anche in questa dichiarazione di voto, per chiarezza nei confronti di tutti. E poi servono risorse economiche ed umane per sostenere comuni e province nel loro ruolo di responsabilità e coordinamento istituzionale. Perché se è pur vero quello che ha detto l'assessore Foroni, cioè che la Lombardia ha delegato a differenza di altre regioni, però se alla delega non corrispondono risorse finanziarie ed economiche ed umane per poter svolgere al meglio questa delega, beh, allora diventa un problema la gestione e il funzionamento della Protezione Civile sul territorio. Quindi non basta delegare, ma bisogna sostenere chi ha la responsabilità istituzionale della Protezione Civile. Già altri hanno detto in quest'Aula. E poi non dimentichiamoci che c'è un altro elemento fondamentale per il funzionamento di tutto questo. I piani territoriali di Protezione Civile, che sono affidati appunto alle province e a Città Metropolitana, che non sono un elemento secondario, ma sono condizione necessaria perché poi anche i volontari possano lavorare. Allora, l'attivazione della Protezione Civile, l'hanno ricordato anche altri, spetta a sindaci, regioni o prefetti. Il coordinamento ai sensi dei piani di Protezione Civile spetta di fatto alle province e diamo risorse perché questo possa avvenire. Il coordinamento operativo che viene inserito all'interno di questa legge viene attribuito al volontariato e ha suscitato un po' di malumori, non possiamo negarlo, nelle varie province. Però è utile che venga stabilito così in legge, così almeno si chiarisce quelle che sono le catene di comando e si può facilitare il ruolo sul territorio. Però dobbiamo vigilare affinché siano chiare queste catene di comando, perché è innegabile che poi, a forza di strattoni sul territorio, si creano difficoltà operative, non si semplifica la vita. Quindi spero che questa legge contribuisca a creare questa chiarezza. I due ordini del giorno presentati dal PD, che sono stati approvati con l'impegno per la Giunta di operare quanto scritto negli ordini del giorno, ci rassicurano. Avrà un ruolo chiave però in tutto questo percorso poi il regolamento che la Giunta dovrà varare e ci auguriamo che quel regolamento possa davvero garantire tutti quei passaggi corretti di cui parlavo in precedenza e sia molto equilibrato nel definire le diverse funzioni. Dobbiamo poi valutare l'effettivo funzionamento delle nuove norme introdotte e agire di conseguenza con tutto l'equilibrio e il rigore istituzionali necessari, perché è innegabile che all'interno del variegato mondo del volontariato della Protezione Civile, che non finiremo mai di ringraziare,
ci sono anche delle sottolineature delle diversificazioni territoriali che vanno tenute presenti, perché operare in protezione civile in un territorio cittadino o di pianura è ben diverso che operare in un territorio montano magari più complesso. Di questo bisogna tener conto nel regolamento e poi nel monitoraggio del funzionamento. E allora, con grande stima e sostegno ai volontari della protezione civile e qualche preoccupazione in ordine alla necessità di garantire il massimo equilibrio di questa nuova norma per garantire al meglio il presidio del territorio, ebbene, il Partito Democratico voterà a favore di questa norma. Bene, grazie Presidente Pizzul.